arrivata una notizia, che c'è una procura della Repubblica, non vi dico dove, che sta indagando su un cittadino, il primo indagato, il quale è indagato per istigazione alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico in vigore a tutela della salute pubblica nel periodo di emergenza pandemica da Covid-19. Reato di opinione. Io mi auguro che la stessa solerzia qualche magistrato la metta anche nei confronti di quello che sta accadendo nel paese, e cioè una progressiva differenziazione tra cittadini di serie A e cittadini di serie B, tra lavoratori di serie A e lavoratori di serie B. Cioè qui stanno smontando quello che nella Costituzione è sancito. Dopo andiamo a guardare gli articoli, e mi sembra che nessun magistrato abbia ancora deciso, si sia ancora esposto, abbia messo fuori la testa, facendoci capire quale sarà l'orientamento giurisprudenziale, visto che i lavoratori non sono più tutti uguali. Nel mondo della scuola, per esempio, dal 1° settembre ci sarà una differenziazione tra i lavoratori che si sono fatti il vaccino e tutti gli altri che non si sono fatti il vaccino e non sono né fuori legge né altro. Quindi io dico a questo pubblico ministero che si dovrebbe ricordare che in Italia non c'è l'obbligo vaccinale, non c'è alcuna legge che ti obblighi a fare il vaccino. Pertanto, se io sono libero, perché lo Stato mi dà la libertà, vuol dire che io sono assolutamente dentro il perimetro della legge, e non capisco quindi su cosa dovrei fare un attentato, visto che non c'è una legge che ti imponga di vaccinarti. Quindi se io anche volessi fare un'attività di promozione a non vaccinarsi, io sto facendo una promozione ad una opzione che è garantita dalla legge, punto. E invece cosa sta facendo? Cosa sta facendo il governo? Non si prende le responsabilità di una legge che non c'è, ma sta convincendo tutti a doversi vaccinare. Quindi questo si chiama vaccino di Stato. Non c'è l'obbligo vaccinale, ma c'è il vaccino di Stato. Ecco perché ci sono alcuni insegnanti, oppure personale ATA, che sta cominciando a vaccinarsi non perché ne sia consapevole o perché lo voglia fare, ma perché è indotto a farlo da una propaganda, da un circo mediatico che ormai a tambur battente H24 da mesi continua a trasmettere l'idea che se non hai un vaccino e se non sei vaccinato non puoi lavorare. E invece lo stesso Green Pass che ti dice che puoi vaccinarti, ma puoi anche non vaccinarti ed esporre quello che è l'esito di un tampone. Ma ecco dove si entra in una discriminazione, ecco dove stiamo aspettando che vi sia un giudice che affermi quello che per noi ad oggi è una discriminante. Non è possibile che un lavoratore abbia la facoltà di vaccinarsi gratuitamente ed un altro invece si debba comprare, come a pagare un pizzo a non so chi, debba pagare un pizzo per farsi fare un tampone ogni 48 ore e a poter quindi lavorare, a poter quindi fornire la propria prestazione. Io sono andato a guardarmi bene la Costituzione e non c'è nessun asterisco. Proviamo a leggere. Intanto fissiamo una cosa, che l'Italia è una Repubblica Democratica fondata sul lavoro. E se tu non mi fai lavorare, e allora il problema è che qualcosa si sta inceppando. Ma andiamolo a vedere questo lavoro. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Che razza di discriminante è quello per cui io devo pagare per andare a lavorare? Perché io devo pagare un tampone ogni 48 ore quando tu, Stato, mi stai mettendo tu il limite al lavoro? Guardate che questa cosa è fondamentale per capire una delle tante discriminanti che ci stanno mettendo. Vuol dire che stanno mettendo una discriminante sulla base del reddito. Se io mi posso permettere di fare tamponi a raffica a pagamento, vuol dire che io me lo posso permettere. E un insegnante, che tra l'altro sono i meno pagati in Europa, dovrebbe consumare il proprio stipendio, parte del proprio stipendio, per dei tamponi. Quali tra l'altro? Quelli più invasivi. Ora sicuramente metteranno il tampone salivare.
perché no, questo succederà perché tutte le forze parlamentari hanno posto degli emendamenti, hanno già scritto degli emendamenti per rendere effettivo ciò che lo stesso Ministero della Salute in una circolare ha ammesso, cioè i tamponi salivari si possono fare. Il problema è che nel Green Pass non c'è questa opzione, non viene riconosciuta. Allora sapete che cosa succederà? Succederà che nella fase di conversione ti daranno la possibilità di farti il tampone salivare. Ma vi dico anche come già andrà a finire, che ovviamente tutti vorranno fare il tampone salivare. Perché? Perché è quello meno invadente. Ma se c'è una grande richiesta, ma non ci sono tanti, non c'è una grande disponibilità di tamponi salivari, vuol dire che il prezzo del tampone salivare aumenta a discapito degli altri, che invece nessuno li vorrà più fare, quindi il prezzo scenderà. E allora cosa faranno questi grandi scienziati che abbiamo a Palazzo Chigi e al governo? Renderanno gratuito, facilitato, a prezzo cambiato il tampone particolarmente invasivo e lasceranno a prezzi di mercato, che intanto saliranno, i tamponi con il test salivare. Questo per dirvi come la dinamica neoliberista ormai sta convincendo tutti, è entrata compiutamente dentro le dinamiche della quotidianità. Ma io voglio ancora andare oltre, sempre leggendo l'articolo 4 della Costituzione. Ogni cittadino quindi ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità, la propria scelta, un'attività, una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Qui gli insegnanti, per poter andare a lavorare, devono dimostrare di avere fatto tutto quello che era nella loro disponibilità, e cioè prenotarsi il tampone. Voi allora pensate a un povero insegnante che deve programmare le lezioni, deve studiare le lezioni, dovrà correggere i compiti, ma nel frattempo si deve preoccupare fino a data X di prenotare un tampone, perché altrimenti non può andare a lavorare. Questa è la classica dimostrazione di gente che non ha mai lavorato in vita sua, perché vuol dire che tu non hai capito che cosa vuol dire lavorare, perché non puoi pensare di lavorare e programmarti. Ma poi sappiamo anche un'altra cosa, che quelle regioni che hanno dato la gratuità del tampone hanno messo nel portale della regione, come sempre accade, no, la possibilità di programmare. Quanto ci scommettete che da qui ai prossimi giorni quel sito si intaserà e praticamente non sarà più possibile andare a prezzo agevolato in farmacia a prendere il tampone? E allora facciamo anche un'altra opzione. Io mi voglio fare il tampone, ma non ho trovato una farmacia disponibile a farmi il tampone. Cosa faccio? Vado dal dirigente scolastico e gli dico: guarda che io l'avrei voluto fare il tampone, però la farmacia non me l'ha fatto fare. Perché? Perché non ci sono tamponi, non c'era disponibilità o non c'era altro. Cosa fai? Perché devo essere punito io? Allora io penso che ci saranno una serie di azioni e ricorsi legali in numero sempre più massiccio. Ma non basta fare un'azione legale, come vi dicevo prima, ci vuole un giudice che ci metta la testa. Voi sapete che ci fu con un'espressione passata alla storia, ci fu un grande atto di un mugnaio in Germania che, per difendersi dalle angherie dei più forti, dei baroni, cosa fece? Sperò in un giudice a Berlino e lo trovò. A noi basta un giudice, un solo giudice che cominci a smontare la follia di queste norme, la follia di queste ingiustizie. Abbiamo bisogno di un giudice che cominci a dire, e lo dico con grande rispetto verso la magistratura, vogliamo un giudice giusto e libero, che cominci a dire che ci sono delle discriminazioni forti. E arrivo, oltre alla parte che ovviamente riguardava il lavoro, e arrivo ad un'altra che ben conoscete e che riguarda la salute. Guardate che bella che è la nostra Costituzione. La nostra Costituzione è scritta talmente bene che la possono capire tutti, anche coloro che, come magari i nostri nonni, non hanno compiuto tutto il ciclo scolastico, magari si sono fermati alle elementari, perché accadeva anche questo per i nostri nonni. Però sapevano di poter avere in mano un grandissimo strumento che, a leggerlo oggi con grande attenzione, è il libro più eversivo che c'è in circolazione e si chiama Costituzione Italiana. Pensate che cosa c'è scritto all'articolo 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo, quindi mette prima il fondamentale diritto dell'individuo, poi mette
e interesse della collettività. Cioè l'individuo dice fondamentale diritto, sulla collettività dice l'interesse e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno, perché l'articolo, il comma 2 è molto più importante, nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, come dicono in tanti, ma non vanno avanti nella lettura del secondo comma, perché laddove è vero che c'è scritto se non per disposizione di legge, poi l'articolo, il comma, va avanti con queste parole: la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. E qui hanno violato i limiti del rispetto della persona umana. Questo è il motivo per cui stanno facendo le peggiori porcate. Garantite da chi? Perché bisogna guardarle bene, bisogna riflettere bene. Il signor Draghi non è un presidente eletto, non è mai stato eletto da nessuno, e mai nessuna volta Draghi è passato da un consenso popolare. Draghi è retto però dalle forze politiche che più hanno tradito il corpo elettorale, perché nel Movimento 5 Stelle e nella Lega hanno preso i voti per dire, per essere una forza di sistema, dovevano romperlo il sistema, e invece stanno reggendo bordone al presidente del consiglio tecnico, governatore formato in Goldman Sachs. E allora io ricordo quello che ebbe a dire l'allora presidente emerito della Repubblica Francesco Cossiga, che lo chiamò un vile affarista formato in Goldman Sachs. E per quale motivo allora Draghi non denunciò il presidente emerito Cossiga? Quindi siamo titolati a poter ripetere quello che diceva l'allora presidente emerito, che è un vile affarista. Citazione. Ma ripeto, guardate che tutto questo sta accadendo perché in Parlamento c'è una maggioranza larghissima. E la cosa più paradossale è che si presentano al corpo elettorale delle amministrative facendo finta di essere diversi. È vergognoso. Il ministro Speranza è il ministro di Matteo Salvini. Matteo Salvini non può recitare tutte le parti in commedia. È il ministro Speranza, è il ministro di Salvini. E quando noi presentammo la mozione di sfiducia contro Speranza, la Lega si era astenuta, avrebbe potuto votare per la sfiducia a Speranza e Speranza non sarebbe più rimasto ministro della salute. Hanno scelto di stare dalla parte sbagliata. E ancora adesso la Lamorgese, visto che lui continua a parlare degli sbarchi di questo e di quell'altro, la Lamorgese è ministro di questo governo sostenuto dalla Lega di Salvini, e allora sono tutti uguali. Dalla Lega a Speranza, da Conte a Letta a Forza Italia. E sono talmente uguali che sulla commissione d'inchiesta dell'emergenza Covid hanno votato un emendamento. Pensate, queste cose ovviamente non le trovate sui giornali, mi tocca dirlo in televisione, ma guarda caso quando io dico queste cose c'è sempre la pubblicità da mandare in onda, porca puttana. Allora lo ribadisco, c'è una commissione d'inchiesta sull'emergenza Covid, non so se lo sapete, ma la cosa incredibile è che questa commissione d'inchiesta non può indagare su quello che ha fatto il governo e la regione Lombardia, perché si sono votati un emendamento che esclude dal campo di indagine dell'emergenza, perché sapete che la commissione d'inchiesta ha i poteri propri della magistratura, e quindi non possono andare a compiere il lavoro della commissione d'inchiesta su quello che aveva fatto Speranza e su quello che ha fatto la giunta regionale della Lombardia. E allora tutte le volte che ci vengono a dire ma voi con le vostre azioni, con le vostre proteste non state onorando la memoria di chi è morto, io dico guardate che voi state impedendo di conoscere la verità su quello che è successo in Italia, perché evidentemente volete coprire qualcuno o qualcosa. E questo ce lo dite voi con i vostri voti e con i vostri emendamenti. Ecco perché è importante questa azione. Sono importanti le amministrative, è importante votare contro il Green Pass. Noi lo dobbiamo fare con grande costanza. Dobbiamo far capire che noi siamo e saremo delle sentinelle della Costituzione.
Costituzione. Noi da oggi cominceremo a chiamarci per il no, con il nostro nome. Noi siamo le sentinelle della Costituzione italiana, che prevede diritti e doveri, ma i diritti li abbiamo tutti, non uno in meno. E vado a chiudere, Vi raccontano e ci raccontano che in fin dei conti il vaccino serve per far ripartire il paese. Sapete la verità qual è? È che mentre loro stanno facendo fare i più grandi affari a Big Pharma, alle case farmaceutiche, col, guardate, dei profitti mostruosi, non hanno mai fatto così tanti soldi come li stanno facendo adesso, gli ha regalato profitti record e zero responsabilità. Tutto questo lo stanno facendo con l'avallo anche di una maggioranza parlamentare. Quindi mentre ci dicono che vogliono fare ripartire il paese e per questo spingono per le vaccinazioni, mentre fanno tutto questo, mentre dicono che vogliono fare ripartire il paese, dal 1° settembre ripartiranno tutte le cartelle esattoriali di Equitalia. Pensate che vigliacchi che sono, proprio nel momento in cui il paese è più in sofferenza, stanno dicendo a Equitalia di andare a prendere tutti coloro che in un momento di emergenza e in un momento di sofferenza non riescono a trovare la liquidità per far fronte alle cartelle esattoriali, adesso mandano quelli di Agenzia delle Entrate di Equitalia. Non solo, hanno ridato il potere alle banche attraverso un articolo inserito nel PNRR, quindi nella riforma della giustizia che sta dentro l'impianto, l'architettura del PNRR, hanno dato di nuovo la possibilità alle banche di sbattere fuori di casa le famiglie esecutate. È veramente una vergogna incredibile, è cannibalismo bancario, perché in un momento di difficoltà come l'attuale ridanno la possibilità alle banche di sbattere fuori di casa le famiglie esecutate. Questo tra l'altro noi l'avevamo cambiato con la legge Bramini all'inizio di legislatura, ed era una legge di assoluto buonsenso, perché fin tanto che tu non assegni in asta la casa, ma perché mi devi sbattere fuori da casa mia? Dove tra l'altro loro approfittano di questo momento, perché quando dicono che vogliono fare la riforma della giustizia, perché non fanno la riforma delle procedure fallimentari? Perché non vanno a mettere il naso dentro i tribunali fallimentari dove ci sono le peggio cose? E infatti poi sulle case dei poveri disgraziati si forma il prezzo vile, quindi sbattono fuori di casa le persone e svendono quelle case. Quindi quando uno si ritrova a prendere dalla vendita i soldi, con quei soldi, siccome sono, la casa è stata venduta spesso ad un prezzo inferiore al valore di mercato di quella casa, io non posso neanche pagare ed estinguere il mio debito, però nel frattempo sono stato consegnato a quei fondi avvoltoi che gestiscono le sofferenze bancarie. Quindi insomma stanno costruendo sotto i nostri occhi, capito? Stanno costruendo un mondo cannibale, non è un mondo moderno. Quando vi dicono che ci stanno dando soldi, soldi da spendere, e ci danno la tecnologia, la digitalizzazione, ci danno il green, e sono tutte falsità. Ci stanno togliendo i diritti. E allora noi, ripeto, dobbiamo farci forti della nostra Costituzione e dobbiamo cominciare a rivendicare l'importanza della Costituzione. Le piazze devono essere sempre vigili, non importa chi le organizza, va benissimo. Chiunque voglia e avesse voglia di organizzare delle piazze, ben vengano quelle piazze, quelle saranno le piazze vigili. E poi, per quanto riguarda Italexit, noi cominceremo fin da settimana prossima già a Milano a fare dei presidi sotto i palazzi di giustizia, perché vogliamo avere finalmente un giudice giusto e un giudice libero. Ma questo lo possiamo fare tutti insieme. Quindi viva Italexit, viva le piazze libere e soprattutto viva la Costituzione italiana. Grazie.